tutti! Nuovo video sui prodotti nuovi. Cominciamo subito. Non fate caso ai miei capelli abbastanza sconvolti, ma visto che fa abbastanza caldo, sto evitando sia il phon, spazzola e phon, sia la piastra, quindi vanno un po' per fatti loro, insomma. Aia, mi sono fatta male. Allora, un pacco è a casa di papà. Non so chi mi abbia inviato ancora a casa di papà, però lo devo ancora andare a prendere, quindi quello lì lo vedrete nel prossimo video. Non so ancora nemmeno io di che cosa si tratta. Comunque, cominciamo e vi comincio dal pezzo forte di questo video, che è il diario di una singola incallita di Erika Marin, che conoscerete qui su YouTube come Richioba, alla quale io mando un bacio enorme e ringrazio perché questo libro lei me l'ha regalato. Ed è stata gentilissima perché mi ha anche messo la dedica, è stata veramente troppo carina. Io, vabbè, vi dico la verità, lo devo ancora iniziare a leggere e non vedo l'ora, sinceramente mi aspetto molto da questo libro. Mi aspetto molto e sono veramente orgogliosa e fiera di lei, cioè io sono veramente felicissima quando vedo che qualche collega di YouTube riesce a raggiungere qualche bello obiettivo e... per me è una cosa bellissima veramente, perché comunque io credo molto in questa community. E poi lei, vabbè, lei la seguo veramente da tantissimo tempo. Credo molto in questo libro, mi aspetto molto perché mi piace sentirla parlare. Lei secondo me ha una proprietà di linguaggio veramente notevole, notevolissima anzi, ed è veramente molto piacevole sentirla parlare, quindi sono curiosa di vedere come l'ha scritto questo libro, Diario di una singola incallita, e quindi la materializzazione in carta della sua rubrica che tiene nel suo canale YouTube, che si chiama proprio Diario, il DSI, il Diario di una singola incallita, che è molto divertente. Se non sapete di che cosa si tratta, vi consiglio di andarlo a vedere, vi lascio nel box informazioni il link al suo canale. Questo libro, come dicevo, non l'ho ancora letto, giusto appena mi è arrivato ho letto la premessa e già mi è venuto un sorriso a stampo fino qua giù, quindi sono veramente troppo felice e sono felice ovviamente di mostrarlo anche a voi. Se qualcuno magari si è perso la notizia, sappiate che è uscito il libro di Erika. Io mi aspetto tanto e quindi non vedo l'ora di iniziare a leggerlo, poi vi dirò magari come, se il libro ha soddisfatto le mie aspettative, ve lo scriverò magari nei social. Per il momento io sono estremamente felice di vedere, insomma, la sua rubrica che diventare un libro, quindi fa enormemente piacere. Comunque, detto ciò, ancora complimenti Erika e grazie ancora per il libro e passiamo oltre. Mi aveva ricontattata la Bored Pretty, sicuramente qui su YouTube le unghiarole, ma anche Merin Makeup mi sa che hanno qualcosa, sicuramente. Conoscerete Bored Pretty Store, che è un negozio online cinese. Mi ha fatto scegliere un po' di robe che volevo farvi vedere, qualcosa già l'avevo utilizzato, non ricordo se... sì, l'ho rimesso tutto qui dentro a posto. Allora, vi parto da un pezzo che in teoria dovrei averlo scelto io, ma non so cosa sia, cioè visto così a primo impatto sembra un contenitore per le analisi, non mi fate dire di cosa, ci siamo capite, per l'analisi della Plin Plin. Sì, no, obiettivamente sembra quello e io non so assolutamente perché l'ho scelto, non mi ricordo di averlo scelto, non so perché io l'abbia scelto e non so che cosa possa servire, anche perché questo qui stava imballato con la carta quella lì di plastica che scoppietta. Ne terrò conto per le prossime analisi che farò, però nel frattempo io non so che cos'è. Questa spugnettina qui io non ricordo se veniva con questo pacchetto o con un altro di Banggood, però credo con questa qui, non l'ho ancora provata, però mi incuriosiva tantissimo. Intanto vi dico che è proprio bella, è bella consistente, insomma, mi piace la consistenza che ha. Quelle spugnettine tipo la... oddio, come si chiamavano quelle spugnette? Quelle lì rosa ovetto. Ah, neanche puzza. No, non ha... Sapete di che cosa odora? Avete presente proprio lo stesso identico odore? I materassini per il mare, quelli lì blu. Non quelli proprio di plastica, quelli un po' di tessuto. Nuovi, ha lo stesso identico odore, vi giuro.
Sì, è proprio quell'odore lì, è pazzesco. E vabbè, comunque questa qui sono curiosa di utilizzarla. Ora non mi viene il nome di quello lì di cui vi stavo parlando. Scusatemi, ma è fine giornata. Sono stata dalla piccolina che stava lì in clinica, quindi non sto al top, quindi perdo qualche pezzo per strada, però vista così mi entusiasma, ma devo provarla. Se qualcuno di voi ha capito di quali spugnette io stavo parlando, lo vuole scrivere, mi fa un favore enorme. Poi ho ordinato un po' di cosine. Allora, ecco il sito è questo qui. Prettystore.com, ma comunque ve lo rimetto nel box informazioni. Ho ordinato questo pleater carinissimo che mi viene con questa scatolina. Questo l'ho già utilizzato, infatti voglio farvene un video perché funziona ed è bellissimo, è fantastico. Vabbè, ho scelto questo. Ultimamente sto andando in fissa con i pleater con tutti quanti questi decori grandi, mi piacciono da impazzire. E questo qui, appunto, come vi dicevo, funziona, ha funzionato. E quindi voglio realizzare un video tutorial proprio per il canale perché mi è piaciuto troppo. Poi, per curiosità, avevo scelto questi qui perché li sto vedendo tantissimo dalle nail artist su Instagram, insomma, dalle straniere. Però vi devo dire la verità: sulle unghie naturali sono veramente tanto, tanto grandi. Non eccessivamente, si potrebbero portare, però forse ci vuole qualche nail art molto molto sobria per poter aggiungere questi qui perché si fanno notare, ecco, per dirla tutta. E questi qui ancora non li ho provati, molto simili a quelli un po' più strong perché sono fluo. E all'interno invece questi qui hanno lo strass, mentre lì c'era la perlina colorata, un po' più strong. E poi mi sono voluta fare una scorta di borchiette. Vedete, qui ci sono quelle lì quadrate, quelle lì tonde, argentate, dorate. E perché ci sto abbastanza in fissa ultimamente con le borchie, questo ve lo devo aprire perché c'è l'etichetta davanti. Borchiettine molto piccole, quindi carinissime, fluo. Che carine! Cioè, guardate quanto sono belle. Sono veramente molto molto belle. Non fate caso al mio smalto rovinatissimo, ma ha almeno 6 o 7 giorni questo smalto, quindi già è tanto sta qui. E questo qui era il pacchettino di Born Pretty. Passiamo oltre. Questo pacchetto mi entusiasma molto, infatti non vedevo l'ora proprio di farne il video, così almeno potevo sistemarli e iniziare a provarli. Abbiamo Make Up Forever e Diego Dalla Palma, quindi sono veramente molto entusiasta di questo pacchetto. Allora, di Diego Dalla Palma mi hanno inviato tre smalti, e guardate quanto sono belli. C'è questo qui soprattutto che vorrei provare. Questo è veramente bellissimo. Poi vabbè, sapete, questo qui è uno dei miei colori preferiti, quindi molto 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 belli. Stracuriosa, è la prima volta che provo degli smalti di Diego Dalla Palma. Mentre di Make Up Forever mi hanno mandato Pro Bronze Fusion. Che bella! Poi ultimamente sto utilizzando tantissimo la terra, ovviamente in estate la utilizzo veramente tanto, anche se adesso nello schermino mi vedo molto più sbiancata di quanto non sia nella realtà. Non so, una volta che poi lo passerò nel computer come sarà. E poi questa è una matita occhi waterproof, la apro perché ancora non l'avevo aperta, ovviamente. Ho interrotto il video per niente, pensavo fosse il corriere, invece no, erano amici qui dei parenti di Luca. E comunque, questa qui sono troppo curiosa di provarla, anche perché promette di essere waterproof. Mi happy. E infine arriviamo alla Puro Bio che mi ha inviato veramente un bel po' di cosine. Allora, impeccabile mascara allungante incurvante. Questo qui mi sa che già ce l'avevo, l'allungante incurvante, lo tengo da parte per voi. Poi, Glorious Mascara Volumizer Ultra Black. Si leggerà Volumizer? Correggetemi se sbaglio, eh. E questo qui invece sono curiosa di provarlo perché promette volume. Matita occhi e labbra, mentre questo qui è un rossetto. Guardate che bel colore. Quindi sia la matita che il matitone sopra, bello. Poi questi qui, sublime fondotinta, nella tonalità 2 e 4.
Formula rivoluzionaria adatta a tutti i tipi di pelle, arricchita con preziosi principi attivi vegetali, pelle satinata con asciugatura rapida. Wow, da provare. Sublime fondotinta nel numero 3, numero 3. Ok, quindi mi hanno dato il numero 2, 3, 4. No, 2, 3, 4, sì, esatto. E poi quest'altro pacchettino qui. Cosa ci sarà qui dentro? 3, 1, 2, 3 di terra compatta, quindi anche di questa qui una ve la tengo per voi. Questa è la numero 2, questa è la numero 1, quindi senza sbrilluccichini. Questo è sbrilluccichini invece, questo è un illuminante. Questo è lo 03, ma è molto luminoso, quindi a me sembra più un illuminante. Bella, però resplendente, immagino che siano comunque luminose anche le altre, forse ho visto male io, no, a me sembrano opache. Vabbè, comunque una ve la tengo da parte per voi. E poi proverò gli altri e vi farò sapere strada facendo nei vari video. E comunque, anche per stavolta è tutto, fatemi sapere nei commenti queste mosche, guardate più. Faccio una strage di mosche adesso, cioè voglio aprire tipo una ditta sterminazione mosche, ma a parte ciò, comunque se è tutto come al solito, fatemi sapere quale dei prodotti mostrati vi ha incuriosito di più e ci vediamo al prossimo video.